Buonasera, buonasera a tutti quanti. No, sembrava una versione lisergica di Quark, questa sigla. Cioè, ragazzi, già partire così spaventiamo le persone, però. Cioè. Guarda che ti sto chiedendo l'attivazione dell'audio, eh. No, io ho pensato anche a Mixer Cultura. Negli anni 80, chi di voi si ricorda Mixer Mixer Cultura? cultura, come Che no? aveva Come questa... Na, 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 no? e si Sì. vedevano tutte queste scritte. Questa è opera del nostro protagonista di questa sera, che è Alessandro Conedera, che non è nella stessa mia finestra come al solito. Mi giustifico un attimo per il mio sfondo un po' così. Ogni tanto magari mi metto dietro l'aurora boreale, il cielo notturno, un pianeta, dopo vedo, perché stiamo imbiancando casa, quindi se vedete un po' di confusione. Allora, protagonista di questa sera è Alessandro Conedera, ma prima presentiamo la nostra band di stasera. In ordine sparso, Enrico Cerrato, Petrolio. Ciao. Cuffietto, beh, fatto ciao, inutile che dico con le cuffiette, col cappello, con la barba, senza barba, eccetera. Dan Alessandro Sabatta, Ordalia, ovviamente. Carlo Noè, Campsindaia. Ah. Donatella Bartolomei, voce sacra, Dea Luna, Archi Mianova e Alessandro Conedera, che ci parlerà questa sera dei suoi progetti Spazio Profondo, suo progetto solista, e Alchimianova, suo progetto insieme Comunque potrebbe essere un argomento interessante e curioso, quelle delle sigle dei vecchi programmi. No, perché adesso che ci penso, che hai tirato fuori Mixer Cultura, erano molto all'avanguardia alcune sigle. Ricordate Lunedì Film con Lucio Dalla, la pellicola che prendeva il volo? era Non fantastica. le fanno più queste cose. Va bene, argomento Sempre. chiuso, lo riprenderemo una volta. Bella partenza perché è veramente divertente questa cosa. Infatti la scritta Dialoghi sperimentali, un po' appunto psichedelica, l'ha creata Alessandro. Tra l'altro, pochi secondi di filmato, ore e ore di lavoro. Sì, perché lui lavora con l'Amiga No, 500 in realtà. Lui ha un Commodore Amiga. ore no. Ah! Che è, Commodore scusa l'ignoranza, cos'è 64. un No, il computer 64 non ce l'avrebbe d'altri tempi? fatta, ma con un'Amiga 500 Espanso, un'Amiga 2000, forse con la grafica ci veniva fuori. Allora, intanto ben trovati stasera alla puntata settima. Abbiamo un assente del nostro gruppo fisso che è Ali Salvioni, settore Giada, che salutiamo se ci sta guardando da casa, come non in diretta, ma non siamo in diretta. Allora, specifichiamo sta storia della diretta. Tutte le volte che io dico il bello della diretta, poi qualcuno mi prende in giro e dice: ma non siamo in diretta. Noi, dal nostro punto di vista, sì che siamo in diretta, perché registriamo tutto, non tagliamo, non censuriamo nulla, e quindi anche se poi si vede in differita, in eterno, nei tempi dei tempi, però per noi è tutta diretta. Anche perché lo carichi appena finito di registrare, quindi Esatto. adesso sono le 9, tra 2 ore caricheremo Sì, ora sono la serata. 9:15 per l'esattezza, da noi. 9:15. Da noi. Bene, allora iniziamo a presentare la serata. Dunque, dialoghi sperimentali, penso che ormai sappiate tutti che cos'è. Ecco, il protagonista se n'è andato proprio Via. nel momento in cui lo sto. Stasera è una puntata un po' così, ecco, siamo un po'. Sembra che siamo al Tic, non siamo al Tic, siamo solo stanchi perché il periodo richiede impegno, insomma. Comunque, vabbè, Alessandro, ci sei? Sei con noi? Ci sono, ci sono. Questo Ok. cavetto Ti perché. senti? Perché lui è da un'altra parte di casa mia e non è che siamo chissà in quali luoghi Perché è distanti. probabile che poi a metà serata dovrò attaccare la batteria e allora ho preso il cavetto. Bravo, che ogni tanto lo vedrete comparire di qua. Allora, questa serata è dedicata ad Alessandro Conedera. Faccio la breve presentazione, poi se qualcun altro vuole anticipare, magari Dan, che è il nostro narratore di fiducia. Allora, Alessandro Conedera, il suo progetto principale, no, i suoi progetti sono pari merito. Il progetto Spazio Profondo è un progetto solista che, diciamo, lo vede creatore di atmosfere sonore
Allora, in particolar modo sono state ambient per un certo periodo, ma non solo. Infatti, la sigla che avete sentito adesso, che è un brano proprio di Alessandro Conedera, io non mi sono segnata il titolo, Alessandro, vuoi dirci tu? Motor One. Ah, era un pezzo di Motor One? Sì. Ok, ecco, non lo sapevo, chiedo venia. I brani sono comunque, riguardano sperimentazioni elettroniche. Di vario tipo, poi lui ci sarà lui stesso a parlarcene. Mentre invece Alchimia Nova è un progetto che ci vede collaborare strettamente assieme, quindi lo so che in queste serate io sono un po' come il prezzemolo, compaio sempre, comparirò anche questa sera, anche se ho cercato di essere, cercherò di essere discreta e di non essere sempre presente, però d'altronde se sono in quel progetto lì non è che posso far finta di nulla. La ricerca sonora di Alessandro è molto particolare perché è tutta elettronica, ma si è avvalsa nei tempi anche di registrazioni di suoni veri e propri. Infatti, Alessandro è anche proprio un appassionato ancora del vecchio registratore, andare a registrare il temporale. Vedo il nostro gatto Martino che ci saluta tutti, registrare il temporale. Mi ricordo un'intera notte che Alessandro aveva lasciato il registratore fuori dalla finestra proprio per registrare il temporale ed era venuto il famoso Pioggia su Ganimede, Sì, giusto? Il sì. famoso brano Pioggia su Ganimede. Però fondamentalmente il lavoro è fatto di elettronica, di strumenti elettronici, di uso del computer, anche se a volte, come è già stato detto in altre serate, evocativo è, cioè scusate, presente, ricorrente è l'evocativo richiamo dei suoni della natura. Alchimia Nova rientra nella sperimentazione che più anche a me è propria, di cui ho già parlato, ma io direi che lascio la parola a qualcuno dei miei cari colleghi che volesse introdurre egli stesso e poi facciamo un primo ascolto. E dopo Alessandro ci parlerà in prima persona. Dan, vuoi dire qualcosa tu? Sì, mi ha anticipato. Stavo per. Più che altro io ho una domanda che potrebbe introdurre un po' questi due mondi. Riflettendo su questi due nomi, no? Spazio Profondo e Alchimia Nova, a me, giocando un po', mi vengono in mente, così di primo impatto, due movimenti letterari. Cioè, se penso a Spazio Profondo mi viene in mente una certa fantascienza delle origini e Alchimia Nova mi rimanda al 200esco dolce stil novo. E continuando a giocare, secondo me questi due movimenti, questi due stili letterari, che cosa possono avere in comune? Una sorta di aspirazione a qualcosa che sta più in alto. Cioè la fantascienza aspira a spingersi verso l'altro, a terre, pianeti distanti, fisicamente distanti, mentre il dolce stil novo aspirava a un'altezza spirituale, un'elevazione spirituale. La mia domanda è questa, sto forzando un po' o ci hai riflettuto su questa, o è puramente casuale? Questa assonanza, questo rimando, questo binomio fra due cose, che due nomi che ti fanno pensare a un'elevazione fisica e una spirituale, in sintesi. Bello, bello, bello. Allora, Spazio Profondo è nato come progetto per più che altro viaggiare, però la scelta del termine spazio è derivata dal fatto che a me piace comunque viaggiare, comunque le tematiche fantascientifiche sono sempre state presenti nella mia vita, per cui la tematica della fantascienza è sempre stata presente. E invece per Alchimia Nova lascio la parola alla mia compagna Donatella, perché l'ha scelto lei il nome, ma io ero pienamente d'accordo sulle motivazioni. Lascio lei la parola. Io ti rispondo brevemente e poi mi lancerei però subito, come facciamo di consueto, ai primi ascolti. Alchimia Nova io l'ho creato così, non mi ricordo, se devo essere sincera, non ricordo esattamente le motivazioni, ma ricordo l'atmosfera che mi ha pervasa, ovvero il fatto che era l'incontro, diciamo, di due persone con le rispettive
diciamo, caratteristiche proprio artistiche, e quindi mi sembrava proprio di un lavoro in qualche modo alchemico, in cui venivano fuori più due elementi, ma a loro volta pieni di molteplici altri elementi che si sarebbero uniti insieme e avrebbero dato vita a qualche cosa di nuovo e si spera sempre di evolutivo e trasformativo. Ripeto, io nei miei lavori, ma anche Alessandro, scommetto nel suo, poi sarà lui a confermarcelo o meno, c'è sempre comunque un intento di crescita interiore, di sviluppo, di andare oltre, di ricerca spirituale, di ricerca profonda. E Nova perché, vabbè, ho usato sì, Dolce Stil Novo, qui mi è venuto incontro in qualche modo, ma in realtà volevo sottolineare proprio un elemento di novità, un elemento di freschezza, questo è stato proprio il motivo. Io lancerei il primo ascolto che ho preparato, perché io in realtà, per chi me lo chiede, faccio la costruttrice al limite di medley e di altre cose. Il primo brano che Alessandro ci propone questa sera è un mix di quattro brani, è un medley, solo audio, dopo ci saranno anche video come al solito, come per tutti noi, fatto da quattro brani, due solo strumentali e due invece anche con la mia voce. Il primo è Warning, i primi due sono Warning, solo strumentale, e Distorsione Sacra con la mia voce, che sono tratti entrambi dal nostro album Alchimia Nova, dall'omonimo progetto Alchimia Nova. Poi il terzo brano sarà Numbers, solo strumentale e di spazio profondo, e poi il brano Spazio Profondo, che invece non è di spazio profondo, ma è di Alchimia Nova, tratto sempre dall'album Alchimia Nova. Io direi, facciamoci questo ascolto, e poi Alessandro, io direi, la scena è tua e ci dirai quello che desideri. Ci mettiamo in muto? Datemi so. Ecco, chi intrattiene? No, chi aspetta? Uno che intrattenga un minuto solo gli amici da casa mentre io preparo la cosa da scuola. Carlo Noè, propongo, democraticamente. Allora, che è un po' stanco stasera. Come va Carlo? Come va Castano Primo? No, è muto! Madonna, aspetta, è già muto. Aspetta che ti riattivo. Condividere suono. Io sono intanto nel frattempo sono quasi arrivata, eh. Allora, beh, Castano Primo è sempre uguale. Come ti ho detto l'altra volta che stavamo parlando, che ti ho detto al telefono, che diceva Ali così, che non, magari sai, non si riusciva a ben capire perché noi facciamo un certo tipo di musica, comunque cosa c'era qua. Allora, dico anche, allora, mi era venuta, io credo che per una persona come Ali che vive in Svizzera, Zurigo, così, venire qua, mi viene la sensazione, potrebbe essere che come se sei punto da un calabrone, cioè uno shock. No, sei troppo Perché severo. no, perché no, ma perché Dobbiamo uno. dare una settimana a Castano. No, ma perché veramente, cioè, non credo. Cioè, c'è molta diversità, cioè, quindi, sai, adesso non per essere ripetitivo, noi Vabbè, qua facciamo. era meglio che non te lo chiedevo. Io comunque nel frattempo sono pronta, eh. Dai, ne parliamo dopo anche di Castano Primo, perché Alessandro comunque, no, c'è un'assonanza, non è una Carlo non ha lanciato un argomento fuori tema. Alessandro vive al paese a fianco, viviamo al paese, quindi voglio dire, non è che siamo proprio in territori ignoti. Allora, mi raccomando, visto che siamo nel bello della diretta, quando lancio la musica, qualora dovesse esserci qualche problema sonoro o visivo, fatemelo presente. Andiamo con questo ascolto di Alessandro Conedera, Spazio Profondo, Alchimia Nova. Thank you.
Eccoci. Questo è stato, diciamo, la prima manciata di ascolti, poi successivamente avremo anche dei video. Allora, Alessandro, riprenditi la parola. No, una cosa che prima che parta qualsiasi, diciamo, dibattito, mi interessava chiedere ad Alessandro, anche se io lo so già, ma per gli amici da casa, siccome tu sei quello che ha iniziato, diciamo, tra di noi sei il più giovane non solo d'età, ma anche che ha iniziato, penso, più tardi di tutti noi a far questo. In che anno sono iniziati i tuoi lavori di questo genere? E sei iniziato come studio contemporaneamente a lavoro? Cioè, tu mentre studiavi iniziavi, no? Pochi anni fa, in che anno era? Sono stati 5 anni, più o meno. Più o meno. Perché mi ricordo che avevamo appena, mi avevi fatto conoscere Ali e gli avevo mandato il link del primo pezzo che era Viaggio Intergalattico, che avevo fatto semplicemente prendendo una traccia scaricata dal sito della NASA. Ah, e con Audacity avevo incollato varie parti, varie registrazioni che avevo fatto. Che tra l'altro tu hai iniziato, scusa, Spazio Profondo, anche il nome Spazio Profondo, se non ricordo male, hai iniziato ispirato proprio da discorsi spaziali sotto più punti di vista, o no? Sì. Era proprio quello. Infatti io mi sono messa adesso dietro, giustamente, io sono nello spazio anch'io in questo momento, come potete vedere. Sì, però fa molto telegiornale. Sì, fa... E Zoom propone una serie limitata di foto, bisognerebbe poi metterci quelle che si vogliono, vabbè. Però locale, perché domanda. C'è l'Italia lì, bella sì, si illuminata, vede quindi siamo nel punto giusto dello spazio. Giusto, guarda, se mi lancio da qua casco proprio, tra Castano Primo e Primo nessuno, cioè... Però adesso volevo fare una domanda, però parlando di Castano Primo un attimo cioè, è della nostra zona, perché poi vabbè loro non lo sanno, ma Castano Primo e il paese Robecchetto sono praticamente confinanti, cioè è un paese unico. Discorso è che forse io adesso a volte sono un po', diciamo, un po' cattivo con queste zone qua, però voglio spiegare, cioè il fatto è che veramente io, essendo nato proprio qua, cioè ho visto veramente un deperimento di queste zone, quindi io quando ero piccolo era molto bello qua, Ticino era bello, era più bello, cioè quindi tutta quella nostra area era più vivibile, cioè negli ultimi anni c'è stato un tracollo devastante. Questo è un fatto, cioè diciamo è un po' un criticare una cosa che non vedo più come prima, e tutti i nostri paesi in zona. Guarda, se mi permetto, però facciamo poi proprio un momento. No, leva le palme. Le palme no. Te lo chiedo per fare. Te lo chiedo anch'io. Volevo fare così la mettere un clima più estivo, più vacanziero. No, adesso le levo subito, però io approfitterei, giusto che la serata è dedicata ad Alessandro, visto che Carlo ha citato Castano un attimo e poi levo le palme, quanto invece ad Alessandro nei suoi progetti i territori circostanti hanno o aiutato, o ostacolato, o ispirato, o no? Perché lui, cioè tu non sei di questa zona qua, no. Vabbè, a parte che anche te... sei di un'altra, tu sei di Parabiago, un'altra zona, però io vorrei dire con grande orgoglio che sono nata a Firenze, perché Parabiago tra Parabiago ora proprio un'altra zona completamente diversa. Però Alessandro non è di questa zona qua, quindi hai trovato, cioè giusta domanda che ha fatto Donatella. Io qua ho trovato più ispirazione, più contatto con la natura, un clima più consono alla mia anima rispetto a quello che era le campagne torinesi. E la natura qua molto presente mi ha aiutato molto. Perché anche è vero che comunque, cioè,
È vero che quello che dici te, perché comunque qui c'è anche tanta natura, cioè nel senso, ce n'era talmente tanta prima che fanno fatica a distruggerla tutta. Cioè, è quello il discorso. Ed ne è rimasta parecchia, quindi è come anche a me che piace la natura così, l'ispirazione c'è. Quindi confermi che comunque anche per te che arrivavi da un'altra zona hai trovato comunque un po' di natura, un po' di ambiente che... Sì, qua basta prendere la macchina e 10 minuti sei sul Ticino, 10 minuti sei su Naviglio, 10 minuti sei in mezzo alle campagne, anche meno, in mezzo alle campagne, per cui suoni di animali, le fonde degli alberi, piuttosto che del fiume, poi perché tu vai, cioè vedo che comunque ti piace molto anche il discorso del fiume, il Ticino, queste cose qua. Sì, sì. Naviglio. Sì, poi sì, l'elemento acqua è presente, ne parlavamo l'altra volta. Io adoro lo stillicidio di Alessandro, che inserisce in alcuni pezzi, tipo il penultimo mi sembra, in cui ricrea questo suono fluido. Ci sono alcune sonorità in quel pezzo che piacevolmente mi rimandano ai Depeche Mode degli anni 80, diciamo quelli di Some Great Reward, Black Celebration, alcuni suoni, però ti dico, io secondo me Alessandro è un musicista che sa crearsi, no, io non riesco a rimanere serio, Donatello. No, ma quella lì, adesso, ma adesso devi spiegare, ma no. Poi la prendiamo, poi promesso. No, questa è la piazza di Castano Prima. Questa qua è la nostra piazza, questa è la nostra piazza. Allora lasciamola, perché proprio come se fossimo tutti lì in questo momento. Sì, sì. No, questo è se bello. Trovavi la foto della Proloco, top, eh? Ma la Proloco è casa di Narro, in realtà. Lasciamo stare, che dopo mi arrestano. Scusate, andate tranquilli, non faccio più la scema, anche perché qui stiamo storpiando. Alessandro, non so se si sente favorito o ostacolato da questo clima un po' scemo, ecco. No, vai. Ma io devo fare una domanda, Alessandro, che poi magari mi dimentico. Cioè, ma tu sei stato DJ? Ho fatto DJ, ma pochissime volte. Ma... perché non trovo spazio, però sì. Ho fatto dei mix, molti mix li ho creati e li ho messi su internet, però serate ne ho fatte veramente poche. Vorrei ricordarne una in preciso, che dove ho conosciuto la Donatella. Una delle tantissime, ma è stata casuale. Ma cioè, facevi DJ, ma cioè, non so cosa mettevi, cioè, nel senso... IBM, Dark Wave, scorrendo, quei generi là. Sempre in quello stile lì? Sì, non, sì, non... sì. Ma che... non techno, altra roba. Però comunque tu hai comunque un certo rapporto con la dance, con... Sì, 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 perché ho fatto dei mix comunque di musica trance, di... sai, ambient, sì, sì, comunque quel tipo di musica mi piace e la mixo volentieri. No, poi un'altra cosa. Terzo pezzo, che quello è un pezzo tuo, cioè del... È un pezzo inedito in teoria, quello. No, a me quel... Io adesso, io so, io sono vecchio, a me è ricordato veramente molto, cioè c'era un disco di Harold Budd con Bill Nelson, e ti dico la verità, cioè molto, ma veramente molto, molto simile, cioè sì, ma è roba degli anni, penso inizi anni 80, roba così. Vabbè, poi loro facevano, sai che loro facevano un tipo ambient un po' particolare. Ma mi ha ricordato molto quel... Complimenti, perché è un bel pezzo, secondo me. Grazie. Ma già che ci sono, approfitto, volevo dire una cosa. Il bello di Alessandro, secondo me, è che Alessandro è talmente uno che vive in un suo mondo personale e posso dire un po' spaziale,
che veramente non si lascia intaccare, secondo me, dalle mode del momento, dalle da quelle che sono. Quindi sui brani arrivano veramente certi, sembrano appunto di un po', magari sulla sperimentazione ambient di un po' di anni fa, piuttosto che cioè, c'è comunque, secondo me, un mix di due elementi che io apprezzo molto. Una è una grande delicatezza, a mio avviso, perché c'è una certa delicatezza. Anche i brani ritmati, anche i brani, per chi conosce un po' il repertorio delle sue cose, sono sempre cose che hanno comunque una certa... mi viene in mente Dan, che ha usato questo termine in una delle serie, sono educati, ecco, c'è una morbidezza, una delicatezza, una gentilezza. E al contempo c'è l'essere al di fuori, secondo me, del tempo e dello spazio, che io penso che sia una caratteristica che la sperimentazione di qualsiasi tipo abbia sempre bisogno, perché comunque esce da quelli che sono i parametri consueti, no? Qual è una delle cose per me più belle del mondo sperimentale, per qualsiasi esso sia? Il fatto davvero di essere fuori dal contesto, dal quotidiano. Ecco, poi si può parlare di qualsiasi cosa, ma c'è questo continuo filone con il sogno, il mondo onirico, sonorità subacquee, sonorità sotterranee, sonorità celestiali, che possono essere infere o celesti o di qualsiasi altro riferimento, ma che arrivano da un altrove. Io nella sonorità di Alessandro lo trovo. E poi una cosa che ha detto Carlo settimane addietro in un'altra puntata, e che confermo, ma non vorrei sembrare di parte, poi lascio la parola a voi, e Alessandro è stato veramente molto veloce, secondo me, nel produrre cose buone, perché lui quando ha iniziato, ovviamente le prime cose erano come tutti noi, chiunque fa qualcosa all'inizio uno prova, sperimenta, non tutto poi è degno di essere conservato o divulgato, ma dopo pochissimo tempo ha iniziato già a partire, secondo me, con cose poi che piacciono o meno, come tutto, il gusto è soggettivo, ma sicuramente molto incisive e molto di valore, di valore. Sono d'accordo con tutto quello che ha detto Donatella. Alessandro, la sua bravura sta proprio in questo, nel estraniarsi dallo spazio e dal tempo, ma allo stesso tempo di crearsi nuovi spazi e imporre un determinato tempo in maniera educata, come dicevamo prima, che spazi che possono essere buchi nel terreno oppure aperture, tunnel immaginari verso il cielo, ma lui ti accompagna nel suo spazio e il suo spazio è comunque sempre ben delimitato, non crea delle lande desolate in cui trascina l'ascoltatore e lo lascia abbandonato. C'è un senso della geometria spaziale nei suoi pezzi che è molto molto netta e in questo Alessandro è bravo, dandoti la sensazione di esplorare attraverso questi cunicoli immaginari vari mondi, appunto spazi profondi sia nelle viscere della terra che nelle altezze del cielo. Bravo, molto. Ti ringrazio Dan, perché quello che mi dici mi riempie molto di gioia, perché uno dei temi principali di Spazio Profondo era appunto il tema di viaggiare, il tema di esplorare, non il tema di stare in un posto, ma proprio il concept del viaggio in sé per sé. Per cui i tunnel, piuttosto che le stelle, piuttosto che il mondo acquatico, piuttosto che altro. E poi mi viene da citare un secondo Alchimia Nova, perché tre di questi brani sono dell'album Alchimia Nova, prodotto in Germania da Sascha Stadlermeier, Attenuation Circuit. Sono tratti da lì, ma non per fare uno spot pubblicitario, ma perché da lì viene fuori che, secondo me, i brani di Alessandro sperimentali viaggiano perfettamente sia a livello solo strumentale che a livello, come in questo caso di Alchimia Nova, con una voce. Tra l'altro, nei brani di questa sera, spero di arrivarci, perché come al solito mettiamo un po' di carne al fuoco, poi si vede al momento, di arrivare dove c'è un'altra voce, che così mi tolgo un po' dalle palle, che è quella di Gianni Bonetti, che sarà un ospite tra l'altro delle serate filosofiche,
che nella, come si chiama, in una recensione che ci hanno fatto di recente da un paese, da dov'è? Dalla, non mi ricordo. Europa, comunque. È stato citato Brezza Leggera con la bellissima voce di Donatella Bartolomei. Non è la voce di Donatella Bartolomei, è la voce di Gianni Bonetti, c'è pure scritto, vabbè. Comunque, se qualcuno vuol dire qualcosa, per esempio Enrico, non abbiamo ancora sì, detto. Sì, esatto. O fatto poi con Treviglio. Stavo litigando qua in casa per avere almeno di, un minimo di volumi decente. Io ritorno a casa primo, ritorno a casa. Ecco, perfetto. No, beh, sì, condivido quello che ha detto Donatella, anche perché ricordo che comunque, soprattutto nella data che era stata a Milano, quando ci eravamo incrociati e con Alessandro si era parlato appunto anche un po' di discorso di tecniche, e quindi mi ricordo che parlavamo di Ableton all'epoca e che eravamo, insomma, un po', avevamo condiviso un po' quelle che erano le tecniche di utilizzo, e quindi mi ricordavo che era stato un processo abbastanza rapido comunque dal momento in cui, diciamo, ti sei appassionato a lavorare su queste software, poi ad avere comunque i primi risultati di una certa qualità. Ecco, io terzo brano addirittura sentivo un approccio quasi minimal in questa ritmica che si ripeteva, no? Quindi molto molto interessante a livello anche di sperimentazione, che richiama appunto, poi adesso Carlo, lui citava Harold Budd, comunque artisti che arrivano proprio da quella scena, diciamo, un po' sperimentale, minimale, di ricerca. E, una domanda, infatti, proprio perché stavamo parlando di Ableton e di queste cose qua, adesso come ti stai muovendo, ecco, nell'ambito anche un po', diciamo, software e anche hardware, perché poi immagino che magari qualcosina, visto che siamo negli smanettoni, ogni tanto torno anche di quel tipo lì. Eh sì. Allora, come programmi principalmente uso VCV Rack, non so se lo conosci, ma è un programma modulare che emula il mondo dei synth modulari, e mi sono trovato, una volta capite le meccaniche, mi sono trovato perfettamente a mio agio. E l'altro programma che uso principalmente quando devo mixare o devo usare degli strumenti esterni è Reaper. Ho preso, adesso con un computer nuovo sono riuscito a scaricare una versione light di Ableton, però devo ancora impararlo a usare, per cui mi butto principalmente su VCV. Ricordo che in passato avevamo parlato, io e te ci eravamo confrontati su Reason, o mi sbaglio? Sì, però lo conosco di nome, ma non l'ho mai usato. Mm-hmm. Mi sembra te l'avevo consigliato io. Che ci... Ne è uscita la versione adesso, che mi sembra che lo stiano rilanciando un po', visto che fanno anche un, diciamo, un bundle di affitto mensile, che uno spende tipo 30 euro e hai accesso a tutte le funzioni per un mese, che penso che da un certo punto di vista contrasterà la pirateria, ma poi mi sono fatto due conti, in realtà loro ci guadagnano anche non poco, poi alla fine facendo l'affitto mensile, sembra che convenga, ma poi alla fine se lo calcoli magari spalmato su 10 anni è una bella furbata. Però so che per chi magari volesse provarlo per un tot, l'hai bisogno per fare un lavoretto, io lo usavo agli albori, Reason. Anch'io all'inizio. Ed era comunque uno strumento incredibile per l'epoca, perché aveva questi synth, avevano dei suoni. Poi io, che appunto amavo già all'epoca le saturazioni, le distorsioni, poter avere un synth dove potevo metterci dei distruttori di suono e lavorarci, smanettarci, per me era il top. Ecco, adesso poi anche già solo un Ableton ti dà già solo di default un sacco di possibilità, quindi... Sì, anche perché realtà, è passato del tempo. Esatto. Io però bisognerebbe vedere questa nuova versione, magari ha delle cose veramente potenti. So che avevano introdotto già nelle versioni precedenti qualche anno fa la possibilità di acquisire suoni dall'esterno, ecco, che era uno dei grandi limiti di Reason, mi ricordo all'epoca che l'avevo provato io. Quindi quello sicuramente l'ha trasformato in una sorta di campionatore, quindi di mixer, perciò qualcosina in più riesce a fare. Certo che Ableton ha una completezza, ho notato, io che uso anche la Native Instrument Machine, l'ho voluto prendere per curiosità, però poi alla fine mi trovo sempre a lavorare con Ableton, perché ha una utilità che forse anche perché uno lo conosce, forse di usarlo, quindi ovviamente com'è. Sì. FL Studio lo usa qualcuno?
No, lo conosco ma non lo uso. Tanti anni fa l'avevo utilizzato io, poi ho perso un po'. Il drag and drop di Ableton mi ha un po' rapito, quindi mi sono perso un po' lì. Però, okay, ragazzi, io direi, se questa parte di conversazione pensate che sia esaurita, passerei a una visione di tre video. Allora, questi tre video sono nell'ordine, ci sono un po' di ospiti, c'è anche Kamsindaya in questi video. Allora, il primo è Preludio Underground, mi dispiace ripetermi perché è un brano che un pezzettino l'ho usato per una sigla, e non ripeto mai i brani, ma questo video, vabbè, lo volevamo mettere perché è pazzoide. È il brano, un brano di Alchimia Nova, non contenuto nel famoso CD, è più recente. Preludio è la famosa poesia di Emilio Praga, il famoso manifesto della scapigliatura, ecco, per chi lo conoscesse. La musica è ovviamente di Alessandro nella versione del progetto Alchimia Nova. Io sono la voce e sono la protagonista un po' così pazzoide del video. Il secondo è, Alessandro correggimi, Mystic River, giusto? Sì. Mystic River invece è un brano del progetto Spazio Profondo, in cui si vede il Ticino, quindi si vede la zona dove sei. Turbigo l'hai fatto. Turbigo è un altro paese, per chi non sapesse, Turbigo è un altro paese confinante con Castano. Paese dopo. È Castano, Robecchetto e Turbigo. La trilogia, ecco. È un brano di Spazio Profondo. E da ultimo invece è una cosa dal vivo così che lui ha fatto a casa, estemporanea, che avevo pubblicato su Facebook prima della monografia di Kamsindaya di Carlo Noè, ed è Alessandro che fa una piccola improvvisazione sull'intro di Cavia. Dico bene, Ale? Sì. Ok, quindi mi raccomando, avvisatemi se non si dovesse sentire l'audio. Io preparo tutto quanto. E buona visione e buon ascolto con Spazio Profondo e Alchimia Nova. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquile al tempo di mutar le piume, svolazzi ammuti, attoniti, affamati, sull'agonia di un nume, sull'agonia di un nume, sull'agonia di un nume. Nebbia remote lo splendor dell'arca, e già l'idolo d'or torna lontano. E dal vertice sacro il patriarca s'attende in vano. S'attende in vano dalla musa bianca che abitò 20 secoli il Calvario. E in van l'esausta vergine s'abbranca ai lembi del sudario. 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 Assorto, tu puoi morir degli anticristi e l'ora. Cristo è rimorto. Cristo è rimorto. Cristo è rimorto. Cristo è rimorto. Un nemico lettor canto la noia, l'eredità del dubbio e dell'ignoto, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo cielo, il tuo loto, il tuo cielo, il tuo loto. Canto litane di martire d'empio, canto
soltanto gli amori dei sette peccati che mi stanno nel cor come in un tempio. Inginocchiati, 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 inginocchiati. Canto l'ebbrezza dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango. Non irrider, fratello, al mio sussurro, se qualche volta piango. Canto l'ebbrezza dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango. Non irrider, fratello, al mio sussurro, se qualche volta piango. Se qualche volta piango. Se qualche volta piango. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia. Il tuo cielo, il tuo loto. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia. Thank you.
Eccoci qua. Sì, scusate se era tagliata alla fine, ma questa era proprio una ripresa, quest'ultima era un po' una testimonianza, no? Era una ripresa col telefonino, quindi... Avete avuto davvero un'ottima idea, perché con quest'ultimo video possiamo dare anche diciamo uno spaccato per chi ci sta ascoltando e non sa come lavoriamo dietro, o come alcuni di noi lavorano dietro le quinte, quindi... Hai reso l'idea di Alessandro al lavoro nell'atto appunto di creare suoni, adattarli a determinate melodie, basi, e bene, è molto interessante. Sì, mi piaceva questa idea perché me l'ha suggerita Alessandro, veramente, è stata una sua idea, però ho detto sì, effettivamente di noi non si è ancora mai visto, ma neanche di me ci ho pensato, di vedere momenti di lavoro proprio di creazione. Invece, Alessandro, una domanda io, anche se io ti vedo sempre usarlo. Come si chiama, che cos'è quel programma che emula finti cavi che si attaccano a diversi macchinari? Il programma che dicevo prima si chiama VCV Rack. Ok. Lo conosco da che era solo un progetto abbozzato, che era la versione 0.5, adesso sono arrivati alla 1.8, comunque da tanti anni che ci sto dietro, che lo uso, continua ad aggiornarsi, aggiungere moduli, funzionalità. Adesso con la versione 2 dovrebbe diventare una vera e propria DAW con tante cose. Tra l'altro, Alessandro, faccio una piccola parentesi. È una cosa che lui ha lanciato diverse volte, però secondo me è una bella idea. Non so, poi chiedo agli altri miei cari colleghi se non vi è venuta la stessa idea. Allora, a me stessa non lo chiedo perché io già insegno anche quello che faccio. Alessandro è venuta un'idea tempo fa, e all'anno scorso, a dire il vero, e ha detto, ma io proverei a lanciare sotto forma di corso, anzi 2 anni fa, ancora non c'era lockdown, quindi parliamo di 2 anni fa, sotto forma di corso o di seminario. Nel suo caso ha lanciato quello che era proprio un corso per... Lui ha voluto creare una cosa, non avendo esperienza di insegnamento, ha detto parto dalle basi, senza, diciamo, modestia eccessiva, ma proprio in modo realistico. Ha detto prima voglio partire dalle basi, proprio creare, mi piacerebbe insegnare a creare atmosfere sonore di tipo ambient a chi non ha mai fatto questa cosa, con l'uso del computer e mezzi semplici. Mezzi semplici vuol dire reperibili, non dico da tutti, ma da quasi tutti, nel senso dove basta avere un computer, un telefonino, un registratorino e puoi iniziare a creare. E mi dispiace dire che è una cosa che non ha mai attecchito, perché mi sembra, ditemi se sbaglio, io ho un po' questa impressione, che nel mondo degli appassionati di queste cose, a parte le persone che hanno esperienza ovviamente come i presenti, e che lo fanno chi di lavoro, chi non è lavoro, ma ormai comunque è un'attività che porta avanti da decine di anni, però anche quelli che si sono svegliati l'altro ieri sono tutti un po' imparati, no? Ecco, e quindi la cosa secondo me non ha attecchito, per questo motivo non ha attecchito molto, ma secondo me è molto bella, Alessandro, e ti chiedo che poi in realtà sei riuscito a fare proprio di recente una lezione in realtà addirittura virtuale, quindi hai dovuto rimaneggiare, ecco. Ti piace, Alessandro, l'idea? Chiedo a Alessandro se gli piace l'idea di trasferire ad altri quello che lui fa, e se è qualcosa che fa anche qualcun altro dei miei colleghi, a parte Bancali, che adesso so che tempo addietro insegnava musica, non so nel modo specifico se è quello che fa. Io sì, lo sapete, ecco, ma chiedo a Alessandro se gli piace questa idea ancora, e ai miei cari colleghi se qualcuno ha avuto la stessa idea o simile. L'idea a me piace, però devo ancora affinare un po' tanto le tecniche di condivisione di cose, perché okay. Manca esperienza, ma è naturale, perché non avendolo mai fatto, però si spera che prima o poi inizierò pure da qualche parte. Una soluzione ci sarebbe, Alessandro, potresti fare dei tutorial di alcuni minuti in cui ti concentri, non sei live, non hai
degli alieni di fronte a te, sì, hai tutto il tempo per registrare un tutorial, magari lo dedichi a una funzione specifica del programma, a un modulo, e sviluppi una serie di lezioni su VCV Rack, per esempio. Potrebbe essere interessante, ce ne sono per esempio su YouTube dedicati ad altri programmi. Non so nel caso specifico questo se già c'è qualcosa di reperibile, potresti essere tu uno dei primi, insomma, a insegnare a utilizzarlo. Video da 7, 8, 10 minuti in cui dai le basi per utilizzare quello strumento. Allora, diciamo che per quanto riguarda VCV c'è tanto materiale, ma praticamente il 90%, se non il 95% delle cose è in inglese. Sono dei tutorial ben fatti che spiegano bene, ma in italiano ce ne sono veramente, possiamo contare forse sulla punta delle dita, uno, e due, parte uno che l'ho visto di sfuggita, sono tutti di versioni vecchie, passate, per cui sì, le meccaniche tanto sono quelle, però uno poi si ritrova con una cosa vecchia. Potresti dare per esempio un taglio attuale e pratico all'utilizzo di quel sistema, cioè come creare, fai sentire un pezzo di un tuo brano o di un brano creato ad hoc e guidi le persone passo passo nella creazione di quei suoni. Potrebbe essere una... Potrebbe, sì. Ma come mai è venuto in mente mai di estendere ad altri le proprie competenze in tal senso, oppure no? No. Io non ci avrei avere il tempo magari, però poi a un certo punto penso che il problema che mi pongo io è fin dove arriva poi la necessità ovviamente di utilizzare il programma diciamo in maniera corretta, dove invece arriva la libertà anche proprio di espressione, perché poi io trovo che la cosa importante che ci ha trasmesso comunque la tecnologia, in particolare il digitale. Io avevo fatto addirittura una maglietta di petrolio tempo fa dove c'è stato digital versus analog, perché spesso in giro mi sono trovato in queste diatribe che a me spiace, ma mi ricordano un po' quelle, che ne so, tra la moto da strada e la moto dell'Harley, no? Cioè, Windows contro Mac. Esatto, cioè queste cose di fazione quasi calcistica. Cioè, allora, io, per me, se mi date una roba analogica, il mio limite nell'analogico è solo che non c'ho troppi soldi da spendere, altrimenti avessi tanti soldi, probabilmente avrei una parete di roba analogica, poi un sacco di cose digitali. Cioè, l'importante è che non sono un po' come dice la pubblicità del grande pennello, del cinghiale, no? Cioè, non è fondamentale poi alla fine in quanto sono lunghi o larghi i pennelli, ma è la tavolozza che uno ha a disposizione, che poi questa tavolozza sia digitale o analogica. A un certo punto io vedo degli artisti digitali che fanno dei lavori da manicomio e sono ormai... Da parecchi anni presenti nei vari musei, quindi cioè, stiamo parlando secondo me di un po' così, appunto, delle sfide quasi calcistiche tra appassionati, che ci sta, ognuno avrà la sua modalità espressiva, ma appunto Alessandro con un'emulazione digitale di un analogico che tra l'altro stanno utilizzando anche molto a livello didattico, che mi risulta, molti amici che comunque sono appassionati di analogico, che magari non hanno i soldi per comprarsi un analogico, lo stanno utilizzando con soddisfazione. Quindi il mezzo è relativo, secondo me, fa quello che ci mette l'artista, ecco, quello è fondamentale, non stiamo a discutercene sempre noi, ecco. A proposito di pennelli, scusatemi, mi sono tolta la maglione e ci si accorge che sono piena di schizzi di vernice, ma perché sto imbiancando, ecco. No, tornando invece ai tre video che abbiamo visto, ecco, mi piacerebbe qualche vostra impressione, perché erano anche tre momenti molto diversi fra di loro, ma tutti del nostro protagonista della serata. Volevo dire due cose, intanto due riferimenti io. Caro Carlo, Mystic River, dove si vedeva il Ticino, tra l'altro era pieno di riferimenti a voi, secondo me. Ho trovato io degli altri riferimenti ulteriori a quelli che già ci sono. Quel posto lì è vicino al famoso ponte di Galliate, dove andavamo
se ti ricordi, quando eravamo giovani, giovincelli, io avevo 18 anni e venivo a cantare con voi come Kamsindaya, e ogni tanto si andava a fare queste passeggiate filosofiche in cui si parlava un sacco, ed andavamo lì proprio alla spiaggia che c'è sotto il ponte di Galliate, il ponte intendo la ferrovia. Ecco, qui è prima, qui è dove c'è la colonia elioterapica, però la zona del fiume è la stessa. E siccome le sonorità mi ricordavano, a me hanno ricordato un po' certe sonorità di Kamsindaya, di certi momenti oscuri, un po' le sonorità, un po' il fiume. Ma perché... E quello ho pensato, qui Carlo starà pensando che questo è proprio ispirato a certe atmosfere proprio di questi luoghi, o sbaglio? Ma io penso che con Alessandro qui ci siamo questa sintonia qua. Io faccio sempre riferimento all'ambiente nostro, e lui vedo che gli piace parecchio, il fiume lo usa molto. L'ho visto, l'acqua c'è tanto. Ho visto anche che avevi fatto un remix con delle immagini del Naviglio anche. Sì. C'è anche da dire, cioè, tipo, vabbè, se poi a te ti ispira molto il discorso, sai, dell'acqua qui, cioè qui c'è tantissima acqua. Qua, avendo la centrale di Turbigo, la centrale idroelettrica lì che c'è a Turbigo, noi abbiamo acqua ovunque, canali piccoli, canali grandi, piccole le ronge, cioè qua c'è acqua ovunque, quindi c'è ispirazione a manetta. Anche perché ora non voglio fare l'astrologa dei poveri, però è anche un elemento astrologico. Alessandro, tu mi confermi, per te l'acqua comunque è un elemento sempre importante, c'è sempre. Ora nella tua musica in questo momento a volte c'è il suono qualcosa che emula il suono dell'acqua, a volte c'è il video col fiume, a volte c'è il video col canale, a volte c'è il brano ancora torna al suono dell'acqua, e c'è sempre sta acqua. Non è usato il nostro canale Viloresi, però perché sei andato al Naviglio, però il canale Viloresi non ti ho ancora visto usarlo. Lo userò. Arriverà anche quello. Mystic River per me è stato un viaggio, dico mie brevi battute, anche se io sono coinvolta per prima, ma vabbè, chi se ne frega, mi viene da dire, dico, chi vuole parla. È uno dei pezzi migliori che ha fatto Alessandro, secondo me. Tra le cose che ho sentito, è una delle migliori. Parte in apparenza mansueta, poi diventa realmente disturbante, viscerale. È un pezzo... pericoloso, veramente, sì, ti entra dentro e bravo, secondo me uno dei pezzi migliori di Spazio Profondo. Ha una profondità enorme, tra l'altro io poi voglio dire una cosa che io ogni tanto prendo appunti e me li perdo, ecco. Poi vabbè, c'era Preludio Underground col video Matterello, che lì avevamo un Alessandro più ritmato, no? Quel brano, che poi è un brano anche... Ah, una cosa che non ho detto, alcuni brani come Preludio Underground o come il brano dal titolo Spazio Profondo, eccetera, o il brano Distorsione Sacra, alcuni brani che abbiamo sentito stasera con la mia voce, esistono sia in versione solo strumentale Spazio Profondo, sia in versione con le mie voci Archimianova, per cui viaggiano anche parallelamente nelle due versioni del loro essere, assolutamente. Preludio, qualcuno che vi piacerebbe, qualcuno di commentasse un po' il video anche di Preludio Underground, che tu Dan mi avevi commentato ma non l'abbiamo mai fatto vedere qua, per cui se qualcuno vuole dire qualcosa mi farebbe piacere, sia sulla scelta della poesia di Emilio Praga, sia sulla musica ovviamente di Alessandro, che qui è molto più ritmata, e sia sull'idea del video Pazzoide, che comunque non è solo farina del mio sacco, è opera concepita insieme anche alla mente di Alessandro, assolutamente. Dan, parti tu, che ti sei messo in muto, però... Forse lui, infatti stavo dicendo, se parte Dan è meglio, perché forse ha anche un po' le competenze letterarie su questa cosa, perché io sarei già intervenuto su Mystic River, poi... No, perché... ovviamente, allora, ma un po' perché c'è un filo conduttore che lega per ora me, Alessandro e Carlo, che è quello un po' della derivazione territoriale, cioè come avevo detto anch'io, poi ero partito da lì e loro partono da lì, quindi è bella questa idea, appunto,
si distingue anche perché tanta acqua nel vostro caso, da me invece molto collina, anche un po' di aree, diciamo post-industriali, perché abbiamo anche quello, e quindi una diversa visione dei nostri spazi di vita, ecco. Poi vabbè, poi l'acqua è vero elemento, il secondario prima o poi ci confronteremo, io anche un po' mi interesso così un po' delle materie che piacciono a Dani, invece sono mercuriale, quindi tanta aria, e detto così è brutto, però in effetti pare, c'è un discorso di comunicazione, quindi abbiamo anche degli elementi che ci contraddistinguono. E sul discorso sì, comunque il video folle assolutamente, anche nelle colorazioni, ecco, cioè bella, bella questa idea che si accompagna un po' oltre la parte espressiva anche la parte comunque concettuale che sta intorno, assolutamente, oltre al brano che ovviamente acquisisce delle derive appunto psichedeliche ma folli. Poi per il resto lascio a Dan, che sicuramente magari conosce anche un pochino di più. No, con quell'urlo di Munch finale, acido, quell'effetto specchio molto... No, ma ero curioso di sapere, Enrico, cosa pensa di Mystic River. Ma io devo dire che poi ci sono stati dei tratti dove mi sono anche rilassato da chiusura occhi, quindi quello... Infatti a me è piaciuto molto perché in un certo senso... mi sono ritrovato appieno un po' anche nelle mie atmosfere musicali, ecco, cioè, quindi a me è piaciuto molto, come dici tu, poi bello questo incedere che poi ti porta anche verso un po' di, come dire, di instabilità a un certo punto, cioè in realtà il fiume, ho iniziato a percepirlo anche su certi tagli anche un po' come una cosa inquieta e anche un po' pericolosa, però le parti, diciamo, che... precedevano queste sensazioni, c'è stato un momento veramente molto molto ambientale, molto molto piacevole, ecco, questo assolutamente devo dire che mi è piaciuto veramente tanto come brano, sì. Un Alessandro diverso, ecco, rispetto a quello che avevo sempre sentito, quindi anche questa rispetto ad altri brani dove magari appunto c'è una ritmica ben delineata, ben presente, qui molto tutto in rarefatto, ecco, quindi bello, bravo. Sì, che poi Alessandro, adesso voi non conoscete tutta la sua produzione, ma lui ha fatto tantissimo di ambient, quindi c'è tanto di rarefatto, tanto di, anzi lui dopo un po' si è stufato, fa no, ma per me il ritmo è importante. Però ecco, a me un'altra cosa, scusate, dico una cosa. No, dicevamo del primo brano, Donatella. Sì, vai Dan. No, è interessante, si capisce che c'è un'irrequietezza di fondo, cioè l'Alessandro del primo brano non è quello del secondo. Cioè siete voi due in fase lockdown, costretti a stare lì e... la vostra alchimia in quel caso prende la forma della burla, dello sberleffo, cioè viene fuori in maniera estremamente divertente, anche la scelta della poesia di Praga, Cristo è rimorto, cioè vi siete divertiti tanto e riuscite a divertire, una sorta di gran guignol non cruento in realtà, perché è tra marito e moglie che non stanno litigando ma stanno creando qualcosa di folle e di divertente allo stesso tempo. Ottima la scelta sia della poesia sia dello stile con cui la interpreti che della base musicale di Ale. Tra l'altro scusate Danno, qui c'è un gancio che tu mi lanci. Tutte queste, sia Mystic River che Preludio Underground, in realtà hanno tutte, mi fanno, non c'entra, scusate se ti rubo questi due secondi, sono su di me, non su di te, ma mi fanno tornare i miei 18-19 anni. Perché la poesia Preludio, io l'ho citata alla mio esame di maturità, che avevo 19 anni, e mi ricordo che fece un sacco di citazioni, che poi, insomma, io ero una che studiava, Insomma, mi prese poi un voto un po' abbassato, qualcosa del genere, perché citai proprio la poesia di Praga per sottolineare che pare, ma ormai sembra confermato ormai da un sacco di tempo, che il poeta, il casto poeta in Santi Pensieri Assorto, Tu puoi morir, era Manzoni, no? E siccome mi sono trovata questa benedetta
professoressa, che non so neanche chi è, della commissione di allora, che era una manzoniana, rimase male, malissimo. Io dovetti spiegare che non era un'idea mia, non è che me l'ho messo in testa io, dovetti far vedere l'antologia per dire: guardi che questo lo dicono gli autori, poi se sbagliano se la prenda con loro, non se la prenda con me, insomma. E io ho sempre amato moltissimo questa poesia, che poi ho ripetuto apposta questa frase alla fine: il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, perché suona molto forte. Cioè, se tu noti, c'è un uso del linguaggio stupendo. Ora, ripeto, non voglio portarlo su argomenti più miei che di Alessandro, ma veramente è un testo, secondo me, di una potenza bellissima, anche che ha un po' di... è giocato così a quell'ironia che fa riflettere, ma nel contempo sorridendo, no? Non in modo pesante, ma in modo leggero, se vogliamo. Però dice delle grandissime verità, a mio avviso, molto attuali. Altra cosa è il riferimento del fiume, che a 18 anni con Carlo e Campsindaia si andava a fare le pensate filosofiche con le passeggiate sul fiume. E poi, tu non sai, Dan, c'è un riferimento a te che me ne sono accorta guardando Alessandro, che era lì che smanettava. A un certo punto si vede il computer sotto, Alessandro, gli adesivi, sto citando gli adesivi che tu hai messo su un hard disk esterno, si vedono appena, ma sono 4 adesivi del Micocco. Quindi c'è una citazione perugina, perché Alessandro ha riempito tutto quello che poteva con sti cavolo di adesivi del Micocco, che per chi non lo sa è un ristorante di Perù, un noto ristorante tipico umbro perugino. Ecco, quindi siamo pieni di citazioni. E Carlo si sentiva un po' così, ma hai riconosciuto l'intro di Cavia nella sperimentazione ultima di Ale? No, certo, vabbè, quella lì era un intro, sì. Era praticamente l'intro, non era proprio un brano, sì, sì. Era un piccolo testo che ho messo anche nel CD, poi l'avevo, praticamente c'era quella voce lì, era praticamente il traduttore di Google, sì, era il traduttore che praticamente poi l'ho modificato. E niente, poi dopo, vabbè, con tutti i miei soliti reverberi, delay, quello che c'è, e niente, poi dopo Alice ha fatto la sua versione live. Che tra l'altro io non, quell'aggeggio che usa lui, io non saprei proprio dove iniziare. Ho visto anch'io su YouTube. Comunque quello che ha detto Dan, secondo me è una cosa interessante, cioè che potresti veramente fare, visto che tu ti sei appassionato a questo metodo qua di lavoro, potresti fare effettivamente un brano e poi, come ha detto Dan, cioè come utilizzarlo, perché avevo visto anch'io, però effettivamente io non so come fai a usarlo, ti dico la verità, io non sarei capace. Ecco Alessandro, poi ti facciamo una domanda proprio su questo. Puoi utilizzare Carlo come cavia, puoi utilizzare Carlo come cavia, ottimo primo allievo, provi su di lui, se riesci con lui a quel punto. Vabbè, guarda, se ce la fa con me è sicuro. Carlo come cavia, direi che è una citazione nella citazione, proprio fantastico. Dico solo un'ultima cosa e poi lascio la parola, veramente lascerei che Alessandro parlasse un po', perché stiamo parlando ora tutti meno che Alessandro. Volevo dire, della sua produzione, Alessandro, lancio anche queste tue attività. Nella produzione tua artistica sperimentale c'è anche dell'altro, perché partendo dalla musica posso dire anche tanto lavoro sui lavori teatrali, che sempre, vabbè, sono sempre cose legate a me, però non riguardano me come miei spettacoli, ma nei corsi di teatro. Infatti Alessandro spesso ha fatto degli esperimenti molto belli durante il laboratorio teatrale con gli allievi, di comporre musiche dal vivo, quando ancora si poteva andare in presenza, e parliamo purtroppo di qualche tempo fa, per motivi ovvi, lui componeva, si portava dietro il computer e con questi programmi componeva al momento ispirato e ispirante allo stesso tempo nei confronti dei corpi, dei movimenti, degli allievi che facevano training, quindi movimento in sala, assolutamente libero ed evocativo, e lui nel frattempo si ispirava vedendo loro e loro si ispiravano sentendo lui. Un lavoro molto bello di interazione creativa che Alessandro fa.
Altra cosa che Alessandro fa, Alessandro è anche mimo negli spettacoli di sperimentazione, attore mimico, quindi attore non parlante, ma maschera teatrale che abbiamo intravisto anche nelle presentazioni dei miei progetti. Quindi Alessandro, c'hai anche questo aspetto qua. Nonché, raramente, ma lo ha fatto, e anche sul brano di Camsidaia e anche su brani di Ordalia, il vocalizzatore sperimentale, perché i primi esperimenti che abbiamo fatto come Alchimia Nova sono stati in realtà su brani di Camsidaia, come il famoso brano Taceva, se ti ricordi, Carlo, nel quale abbiamo preso dei tuoi pezzi sempre da cavia, ma erano le mie voci e quella di Alessandro. E Alessandro ha esordito i primi passi della sperimentazione come attore mimo e vocalizzatore di spettacoli sperimentali teatrali. Quindi per chi vuole, c'è il quinto incontro, se non sbaglio, dei dialoghi sperimentali, il tuo, Donatella, per vedere... Il quinto, esattamente, il quinto. Alessandro... Certo. Che si cimenta come attore mimo. Sono dei momenti, però mi sembrava giusto, come quadro che stiamo dando sull'artista protagonista di stasera, che c'è di più di quello che è la composizione di brani. Vero, Alessandro? Vuoi parlarci un po' di... Parlaci un po' di queste tue interazioni, come te le vivi? Cioè, perché io, per esempio, vivo le cose tutte senza separazione. Tu come te le vivi tutte queste cose? Beh, a me è una cosa che mi dà molta soddisfazione, e si spererà saranno di nuovo le serate che facevamo, in cui facevamo training con i tuoi allievi. Quelle mi davano tanta gioia, tanta soddisfazione, e mi riempivano molto. Mi dà molto anche fare il mimo, e anche il vocalizzatore. In effetti, comunque, se ti ricordi, Alchimia Nova era nata come idea in cui io entravo a fare solo da vocalizzatore. È stato poi in un secondo momento, quando abbiamo visto che riuscivo nel creare queste atmosfere, che abbiamo deciso che io creavo le basi su cui poi tu appoggiavi la voce. E per cui è stato poi tutta un domino di effetti. Cioè, ho iniziato con il vocalizzatore, il mimo, e poi sono venuti fuori le musiche, e poi è venuto fuori ancora di più, come ultima, il fatto di fare le cose dal vivo insieme ai tuoi allievi, e il movimento, e adesso chi lo sa cosa verrà fuori. Infatti, una cosa molto bella è stata, per esempio, mi ricordo anche nei saggi, per dire, che hanno fatto i miei allievi dei lavoratori teatrali, che poi, se li conduco io, potete immaginare, non c'è veramente poi nulla di convenzionale, si lavora in modo estremamente creativo. Spesso e volentieri anche nei saggi entravano le atmosfere sonore, le musiche di Alessandro, che spesso venivano da veramente una creazione sul campo, che non era una creazione dell'artista a casa sua e, diciamo, gli attori da un'altra parte. Era l'artista che compone davanti agli attori, insieme agli attori. Poi verrebbero fuori altri discorsi che vorrei portare, però alle serate filosofiche, che sono quelli proprio di interazioni fra arti, che secondo me è una cosa nella sperimentazione molto 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 bella. Alessandro, vuoi parlare ancora o vogliamo fare, diciamo, ci scegliamo un'ultima tranche di ascolti, così poi arriviamo alla fine con molta rilassatezza e nonchalance? Se gli altri non hanno domande da farmi, possiamo passare alla seconda tranche di ascolti. Io ero proprio curioso di chiederti l'inizio, ma hai appunto cominciato a raccontarcelo parlandoci delle collaborazioni con Donatella, quindi del passaggio da mimo, vocalizzatore, a compositore vero e proprio. Però io ascolterei altri brani e poi potremmo concludere con questa cosa qui, con l'inizio di Spazio Profondo. Perfetto. Certo, assolutamente sì. E poi, ripeto, ragazzi, io vi invito, una cosa che mi sta venendo in mente mentre proseguono le nostre monografie, vi invito sempre, se avete voglia, io ne ho voglia, ma non voglio, già parlo tanto, non voglio fare quella che parla sempre lei,
vi invito sempre ad andare ad esplorare, se ne avete voglia, tutti gli aspetti filosofici, esoterici, profondi, onirici, sognanti dei nostri progetti, perché non le nostre monografie, a noi in realtà non interessa che diventino, come dire, solo la storia dell'artista, no? Quando è iniziato, cosa ha fatto? Ma noi, essendo in una situazione di sperimentazione ed essendo queste serate dialoghi sperimentali, secondo me la cosa più bella è che siano veramente sempre più dialoghi sperimentali. Quindi non facciamoci proprio limiti, non facciamoci problemi nell'andare a esplorare proprio aspetti insondati, che poi è difficile a volte tradurli. Quindi non tutto va tradotto, non, nulla va spiegato, non intendo quello, sono io proprio contraria alle versioni in prosa, alle parafrasi, che sia della poesia o della musica o dell'arte in generale. Però ecco, spaziate quanto volete, assolutamente. Bene, amici da casa, andiamo adesso vado a scegliere, Alessandro, siccome facciamo magari, siccome abbiamo scelto tanto materiale, facciamo l'ultima tranche, io farei sentire quella cosa che tu hai preparato per stasera sicuramente, o no? Sì. Conducimi un po' tu, dai, io sono la Raffaella Carrà. Aspetta un attimo, che ti raggiungo. Oh, mi raggiungi, vedremo uno con parere Alessandro. Allora, io metterei un audio e due video. Mi dispiace perché volevo mettere la filastrocca del burattino, di cui io sono particolarmente innamorata, che è un brano di Alchimia Nova, ma lo metterò in una sera... Oibò, è comparso Alessandro, ma com'è possibile ciò? No, ma vai a spegnere. Vabbè, adesso torno di là. Diventiamo tutti più grandi. Fammi vedere cosa c'hai. Facci diventare più grandi. Fammi vedere cosa c'hai. Ah, scusate. Allora, mentre noi ci mettiamo in mutuo e scegliamo, invito uno di voi, cari amici, a intrattenere gli amici da casa. Però uno lo faccia. Io invito gli amici da casa ad analizzare adesso lo sfondo rimasto libero dalla presenza di Alessandro e vedere i secchi di vernice che stanno lì a testimoniare il fatto che Alessandro e Donatella stanno imbiancando, ecco, perché sono in muto, ormai l'avevamo capito. C'è anche una pubblicità occulta. Facciamo un pezzo a noise a cappella piuttosto, mentre aspettiamo. Una cosa tipo... un drone di attesa, diciamo. Si potrebbe anche pensare a una cosa simile. Perché... Vai, Carlo. Ok. Ma vieni qua a contare. Non posso far vedere il mio gatto. Chiudi. Ciao. Il gatto, attenzione. Meraviglia, che meraviglia, che tra l'altro, scusate, piccola parentesi felina, visto che Carlo mi ha ispirato, io questa sera anch'io sono un po' in lutto, come in una puntata di tempo fa, per fortuna non per un mio amico a quattro zampe dei vari con cui vivo, ma per un amico, diciamo gatto, si chiamava Gatto Ciccione, Gatto Ciccione era il gatto di quartiere per cui avevamo aperto anche la colonia felina. C'è stato tutto un giro, ma poi è stato adottato da una famiglia qua vicino che era proprio adatta a lui, perché entrava quando cacchio voleva e il resto andava. Purtroppo si è ammalato già da parecchi mesi, fibro positivo, reni, eccetera, eccetera, e quindi quest'oggi, proprio oggi, la veterinaria gli ha fatto la fatidica punturina. E io sono stata lì a confortare la signora, dare le ultime carezze al micino, che da ciccione era diventato uno scricciolino, e insomma è stato un momento, insomma non me la sono neanche potuta metabolizzare, perché quelle giornate, sapete, che uno corre di lì e corre di là e vai di lì e vai di là, e alla fine mi è rimasto un saluto, quindi anche al gatto ciccino, ormai lo chiamavamo il gatto ciccino. Alessandro lo conosce. Allora, siamo pronti. Alessandro, che fai? Stai lì o torni? Stai lì? Non lo sento. Però sei in muto. E lo sento dall'altra stanza. Parla forte che ti sento da casa. Vabbè, ho capito, sta lì. Allora, quello che vedremo adesso, allora abbiamo deciso, c'è stato un piccolo cambio di programma, sono due video e un audio. Allora, un video è in realtà è lui che compone, ma si vede lo schermo, non è come prima fatto col telefonino. Il computer ha estrapolato il lavoro del programma, si chiama Atmosfera 1 ed è una sua creazione dal vivo.
Poi c'è un pezzo, riconoscerà Enrico, qui invece il riferimento è, diciamo, di familiarità con Enrico. L'Atmos Café, sono delle scene fotografate da uno spettacolo all'Atmos Café di Milano, di Alchimianova, e il brano è musica, ovviamente, da Spazio Profondo, il testo è da Pinocchio, perché noi lì è una voce fuori campo, proprio che entra in scena nello spettacolo e noi agiamo. E invece poi abbiamo Brezza Leggera, dove la voce non sono io, è Gianni Bonetti, ok? E quindi parto con i due video e poi arriverà l'audio. Disattivo la mia voce.
Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola. E per amore o per forza mi toccherà studiare. E io, a dirla in confidenza, di studiare non ne ho avuto voglia.
Bene. Questo, ripeto, l'ultimo brano audio era Brezza Leggera, la voce non era mia, ma del mio allievo, collega, amico, maestro e amico, poi vi spiego perché tutto questo, Gianni Bonetti, mio allievo dal punto di vista vocale ovviamente, però siccome lui poi insegna altre cose per cui io sono allieva io, nonché amico, e quindi praticamente si intreccia ciò. Non era intero il brano, ecco, Brezza Leggera è molto più, è un po' più lungo, l'ho sfrangiato all'inizio e alla fine. Per chi vuol parlare, Alessandro, delle sue stesse cose, qualcuno di voi vuole dire qualcosa di questi? Ah, tra l'altro, scusate, prima che non cito le persone, mi dispiace sempre, ho sempre paura di dimenticare, nel brano di Pinocchio all'Atmos Caffè, nelle fotografie si vedeva anche Deborah Carlomagno, che è stata una mia allieva proprio di canto e di sperimentazione vocale nello specifico, e ha partecipato a svariati spettacoli proprio anche di Alchimia Nova. Ecco, chiusa parentesi. Mi sarebbe piaciuto partecipare a quella serata. Ma quando faremo il carrozzone, esatto, porteremo di tutti. No, molto interessante questa di Pinocchio, avete creato un'atmosfera perturbante, perché sono parole che abbiamo letto, ascoltato tutti da piccoli, mi ha ricordato un po' la cover di Imagine fatta dagli A Perfect Circle, un qualcosa di molto familiare che dovrebbe risuonare in una certa maniera o creare determinate sensazioni stravolta in quel modo personalissimo e molto molto intrigante. Comunque io rilancio la domanda che avevo fatto prima dei brani ad Alessandro, più che una domanda è un invito a parlarci delle origini di Spazio Profondo, cioè quando è successo, come hai fatto la scelta di passare dall'altra parte, cioè cominciare a comporre con un'ottica differente rispetto a quella di prima. Come è nata? Allora, tutto è nato durante un periodo di estrema sofferenza e di estrema difficoltà, perché stavamo vivendo la malattia di tua mamma. Non era vera prima, no? No. Però tu prima avevi già fatto... Sì, però poche cose. Però come mimo, come attore, non come compositore. Di sperimentazione sonora, ok. Nel mio io avevo questa cosa di dover controbilanciare queste forze mortali con una energia creativa, con un ricircolo di cose creative, di rinascita, di cose belle, perché stavamo vivendo per l'appunto un momento di estrema sofferenza. E iniziato con piccole cose, perché ho iniziato con un registratore, registrando temporali e suoni vari, e recuperando materiale online naturalmente liberi da copyright, e ho iniziato con un piccolissimo Nintendo DS, che in teoria è una console portatile per giocare, ma avevo trovato una cartuccia che emulava il famoso synth della Korg, l'MS-10, per cui il suono era naturalmente quello del Nintendo, però passandolo attraverso Audacity con un po' di riverbero, un po' di effetti, e montandolo con altri suoni, ero riuscito a creare cose interessanti. Poi ho iniziato a interessarmi invece ai strumenti virtuali, ai cosiddetti UST, e una volta imparato a metterli nella cartella giusta, dove il programma legge e tutto quanto, mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo e tanta voglia di
sperimentare e provare e cercare suoni interessanti e non banali. Bello questa cosa. Bello questa cosa, e direi che Alessandro tu potresti essere anche da monito, vabbè, poi chi vuole essere lieto sia, no? Cioè chi vuole seguire segua, ma lui potrebbe essere secondo me da monito anche a un sacco di persone che sono stati magari dei fruitori e basta fino al giorno prima, magari non hanno neanche chissà quali studi alle spalle musicali, non si definiscono musicisti o non si definiscono qualche cosa in particolare e semplicemente iniziano a provare, iniziano a esplorare, anche a studiare perché è necessario anche quello, ma con leggerezza per poi approfondire nel tempo e magari vengono fuori davvero dei capolavori. Io sono, per andare un attimo su un concetto filosofico, per anticipare quelle che saranno le nostre serate filosofiche, a me piace tantissimo questo concetto del genio che è dentro ognuno di noi. Il genio è dentro ognuno di noi, basta trovare il modo giusto per lasciarlo uscire, poi ognuno ha il suo linguaggio, ognuno ha la sua modalità, e secondo me questo è un po' successo ad Alessandro, che per tanti anni era stato l'amico del musicista, il DJ che mette la musica degli altri, quello che segue, quello che va a suonare, ma non era mai stato il protagonista della sua creazione. A un certo punto ha trovato un suo linguaggio, e poi non è detto sia solo quello, perché nella vita ne possiamo trovare molteplici, ma un bellissimo sbocco, e poi si è trovato anche, diciamolo, dopo poco che creavi, relativamente poco, ci siamo trovati ad andare in Germania, ci siamo trovati a fare un sacco di spettacoli, sì, sembra la preistoria adesso che siamo tutti fermi, però tutto sommato è stato bello. E poi una cosa, non ho citato Dan, che vergogna, una delle prime sperimentazioni di alchimia, cioè non era di alchimia nova, ma prime sperimentazioni vocali, non con gli strumenti, che lui ha fatto è stato rifare Tum Ta, brano che ascolteremo nella monografia di Ordalia, nella versione dove c'è anche la voce di Alessandro. Ricordo. Assolutamente. E poi lui aveva fatto anche, quando venivamo tuoi felici ospiti a Perugia, io mi ricordo che Alessandro fece anche Una notte al Tempio, che stasera non abbiamo ascoltato, un po' ispirato dal famoso Tempio di San Michele Arcangelo, il Tempio, la chiesa circolare in cima a Corso Garibaldi, detto volgarmente diciamo il Tempietto. E insomma, svariate registrazioni, anche di notte, la natura, quello intendevo. Chiusa parentesi, comunque. No, grazie Alessandro, perché adesso ci sarebbe davvero tanto da parlare e ormai siamo contro l'ora del tempo. Sì, quasi in conclusione, quasi alle 2 ore, quindi il segnale orario primo che abbiamo dato era alle 9:15, sono le 11:10, quindi ecco siamo lì. No, molto interessante, dicevo, il fatto che la sofferenza, il dolore sia stato lo stimolo per te per passare dall'altra parte e creare qualcosa con una tua identità. Quindi il bisogno di dar vita a un qualcosa di tuo in un momento di profondo dolore, lo capisco benissimo, perché è stato lo stesso percorso che ho fatto io, quindi poi avremo modo di parlarne. A tal proposito, io preannuncerei già quelle che sono le prossime serate, poi concludiamo ovviamente con 2 battute conclusive sulla serata dedicata ad Alessandro, ma ricorderei che la settimana prossima abbiamo invece la monografia su Petrolio Enrico Cerrato. Tra l'altro Dan, che non ringraziamo mai, anche lì che vergogna, è lui l'autore dei bellissimi volantini che di volta in volta ci accompagnano. Tra parentesi, caro Dan, Enrico ha approvato il tuo volantino? No, gliel'ho mandati un minuto prima della diretta. Ah, okay, perché se non mi dite ok, io non posso lanciarli. Sì, diciamo. Sì, no, è dopo la diretta. Ok, perfetto. Mi ero dimenticata di chiederlo. Tra l'altro ringraziamo Dan, perché veramente fa questi bellissimi volantini nel formato YouTube, formato Facebook, formato Instagram, formato famiglia, e sono stupendi. Quindi la settimana prossima, mercoledì 12, correggetemi, abbiamo la serata su Petrolio, mentre invece l'ultima delle monografie
sarà due, facciamo il solito mercoledì di stop, poi quello dopo che sarà il 26. 26, che sarà passato da tre giorni il mio compleanno, che il 23 maggio è il mio compleanno. Una volta lo dicevo allegra, adesso non lo dico più tanto allegra, perché più passano gli anni, più non è che è proprio una data dai contenuti sfavillanti. Ci sarà la monografia su Dan Alessandro Sabatta, e ovvero Ordalia, e anche lì io vorrei mi piacerebbe preparare una sorpresa sia per la serata su petrolio sia sulla serata Ordalia, ma non vi anticipo nulla, anche perché spero di avere tempo, perché questo periodo veramente non lo so, mi metto le mani nei capelli che non ho, e vabbè, la situazione questa è. Un'ultima battuta a tutti su Alessandro, o uno di voi, qualcuno vuol dire qualcosa? Carlo, che stasera ha parlato poco, beh poco, non parlare di Castano però, tutto meno Castano. Io ripeto quello che ho detto dall'inizio. Per me, non so, ti faccio un termine calcistico, potrebbe essere il Barella dell'Inter, tanto per dirti, no? Chi sa di calcio, perché vabbè, lui... Non sa che nessuno di noi sa qualcosa di calcio. Chi sa di calcio ha capito, cioè, cioè voglio dire, perché vabbè, io parlo di me, cioè io ho tanti anni che vabbè... faccio musica così, però lui veramente mi ha stupito tantissimo, perché cioè io ho proprio visto la sua evoluzione, cioè io l'ho visto da quando tu hai detto del Nintendo, io mi ricordo, no, che usavi qualcosa lì, all'inizio faceva delle cose molto molto semplici, ma adesso stai facendo dei brani, cioè io anche quelli che ho sentito all'inizio, quello che ti ho detto che mi faceva in mente l'album con Bill Nelson, una roba, cioè quelli sono brani veramente buoni, sono fatti bene, cioè sono strutturati bene, e questo miglioramento qua lui l'ha avuto in pochissimo tempo, cioè in pochissimo tempo, cioè ha trovato una linea che veramente, cioè sembra che lo fai da anni. No, è vero. Sì, sono anni, ma sono pochi, poi rispetto veramente a tutti noi sono pochissimi, sì. Quindi veramente in un tempo breve ha trovato un suo linguaggio, e io per questo lo stimolo sempre, vai avanti a studiare, unisci la musica, unisci pianoforte, unisci altre cose, cioè unisci in base al tuo sentire, insomma. E lì secondo me, io non so cioè, quanto ci sia, io ho sempre la mia idea della tecnica, io qui non so, cioè qua è proprio una roba che ha lui, cioè questa è una cosa che ha dentro lui, si mette lì con questi aggeggi e riesce a fare, cioè io sai che ho la mia idea non credo che uno perché studia riesca a fare delle cose meravigliose, secondo me lui fa queste cose qui perché ha trovato, cioè la maniera di esprimersi usando quello che usi adesso sul computer, e gli viene fuori queste cose, però sono cose che ha dentro lui. Cioè non so, dimmi se sbaglio, ma non penso che è uno studio relativo, secondo me. C'è una roba proprio che hai te, che... Spontanea. Sì, non penso che ci sia... Assolutamente d'accordo con Carlo. È assolutamente spontaneo. Comunque niente, io ti dico, è un continuo migliorare. È importantissimo andare avanti su queste strade, poi nelle serate filosofiche, dico solo questa cosa, poi se qualcuno vuol parlare mi levo. Per concludere volevo dire, nelle nostre prossime, a parte c'è petrolio, c'è Ordalia, non voglio ora scavalcare, però volevo dire una cosa già avanti nel tempo, e farò serate filosofiche. Mi piacerebbe proprio andare a sviscerare, e quello ripeto e lo continuo a dire, tutta una serie di aspetti che stanno dietro al concetto di sperimentazione, dietro da fanti di fianco, a livello culturale, a livello creativo, a livello interiore, ecco. Ma se ne parlerà a tempo debito. Intanto io sono molto contenta di questa serata, che vi dico la verità, non nascondiamo nulla ai nostri amici da casa. Beh, vi assicuro che io vengo, come spesso capita un po' a tutti noi, in particolare a ognuno di noi a rotazione a seconda delle settimane, io sono molto stanca questa sera e avevo paura un po' di perdere i colpi, invece sono contenta
perché è venuta fuori una bellissima serata. Ma succede sempre grazie alle produzioni di tutti voi, di tutti noi, mi ci metto dentro ovviamente anch'io. Quindi voglio dire, anche che uno una sera magari non è chissà quanto loquace, eccetera, eccetera, ma le cose che ascoltiamo, le cose che vediamo, i contenuti stimolano inevitabilmente la fantasia e la curiosità. No, è terapeutico, te lo dicevo prima dell'inizio. Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, abbiamo altro da dire o salutiamo i nostri cari amici da casa dandoci appuntamento per la settimana prossima? Io saluterei anche Ali Salvioni. Sì, è vero che abbiamo, sì, già ciao, Ali. Ciao, Ali. Abbiamo già salutato all'inizio, protagonista della puntata precedente. Faccio un riassuntino per chi volesse andare a vedere, a spulciare tutte le puntate di Dialoghi Sperimentali che io sul canale di YouTube sto mettendo comunque in una playlist, giusto? Ecco, così che chi ne vede una poi in teoria ha facilità per identificarle tutte. Le prime tre puntate sono state di argomento generico, il che non vuol dire di argomento minore, vuol dire che non sono incentrate su nessuno di noi, ma trattiamo più aspetti che riguardano, diciamo, gli ambiti tra virgolette sperimentali, sondandone anche un po' quelli che sono i significati, e ci sono, a parte nella prima puntata, sempre comunque contenuti, scusate, sto cercando i fazzoletti perché avevo bisogno di un fazzoletto, contenuti audio e video. E poi dalla puntata invece 4 siamo passati alle famose monografie. Vammi a prendere gentilmente qualcosa, stavo aspettando che agisse ma non agiva, cari amici da casa, che vogliamo fare? Dalla puntata 4 in poi abbiamo invece le monografie, che sono state appunto Campsindaia puntata 4, Donatella Bartolomei puntata 5, Campsindaia Carlo scusate puntata 4, Donatella Bartolomei puntata 5, Ali Salvioni settore Giada puntata 6 e Alessandro Conedera questa sera. Prossima settimana Petrolio e Lico Cerrato, e dopo 2 settimane Dan Alessandro Sabatta Ordalia. Io qui smetto di parlare. Dan, vuoi chiudere tu? Vuole dire qualcosa a qualcun altro? Basta? Basta. Dobbiamo prepararci la canzoncina, una specie di canzoncina. Un jingle finale tutti insieme dal vivo però. Jingle noise. Ecco, jingle noise. Bene, grazie allora, buonanotte a tutti, o comunque buonanotte per chi ci guarda di notte. Alla prossima e grazie da Dialoghi Sperimentali. Ciao! Ciao, buonanotte, ciao.